Io volevo chiedere se ci sono degli stage che la scuola può fare per vedere, per entrare nel settore, no? Perché come ne avete parlato un po' tutti, mi avete colpito e quindi volevo provare uno stage. Tiene proprio gli stage. L'anno scorso ci sono stati 30 ragazzi che sono arrivati dalle scuole superiori per fare gli stage, che non lo chiamate proprio scuola lavoro. Non mi ricordo esattamente il numero di ore, non so se è circa un mese, ma noi siamo grandi sostenitori degli stage perché è un modo importante per capire esattamente di cosa si tratta, capire veramente il lavoro. Promuoviamo anche quelli con le scuole e quelli con le università, e tantissimi. Prima. Sì, ieri siamo a Mozzanica o Fornovo San Giovanni, quindi alla fine della Rivoltana, più o meno 35 km da qua. La sperimentazione sugli animali e se la fate come funziona? Allora, questo tema è molto comodo, diciamo così. Volevo fare un attimo un quadro regolatorio. Dal 2009 è proibito testare gli ingredienti dei prodotti cosmetici sugli animali. Dal 2004 è proibito testare i prodotti chimici, i cosmetici sugli animali. E quando dico proibito vuol dire che in tutto il territorio europeo non è possibile fare un test sugli animali, ok? Quindi le aziende peraltro hanno smesso prima, cioè io quando ho iniziato a lavorare forse nel 1996, vabbè non è necessario dirvelo, ma e comunque all'epoca già i test sugli animali non si facevano, io non li ho mai visti. Sono stati utilizzati sugli ingredienti perché mancavano dei test alternativi e sono stati messi a punto in vitro anche grazie alla collaborazione delle industrie cosmetiche, che nel momento in cui delle industrie di materie prime, che nel momento in cui sono viste la possibilità di non testare ingredienti, quindi restare indietro magari con l'innovazione, si sono adoperate per mettere a punto test in vitro alternativi che consentano, che hanno consentito di sostituire l'animale totalmente. Quindi i famosi cruelty free, no perché già che ci siamo parliamone, che vedete sui cosmetici hanno quasi profili di ingannevolezza, perché di fatto tutti i prodotti cosmetici non sono testati su animali. Questo dovete ripetere come un mantra uscendo da qua, perché non è vero che ci sono prodotti cosmetici testati su animali. All'interno del reguletoli esiste un tossicologo, una persona laureata in CTF, che insieme a me fa la valutazione tossicologica degli ingredienti. Quindi quando un ingrediente entra ne valuta anche la tossicità o comunque verifica se deve comunicare alla ricerca una certa cautela di utilizzarlo o no. Quindi il prodotto cosmetico, e lo prevede il regolamento, viene valutato come sicuro attraverso una serie di procedimenti.
che sarebbero di verificare la tossicità degli ingredienti a livello di esposizione. In più noi facciamo dei test a complemento della valutazione di sicurezza, che sono i famosi patch test. Quindi su 20 persone mettiamo una parte di cosmetico, viene fatto un cerottino in occlusione e si valuta se ci sono, e un medico valuta se ci sono degli effetti di questo cosmetico messo sul braccio. Questo ci consente, giusto per farvi un esempio, di scrivere magari sul prodotto dermatologicamente testato. Quando voi vedete dermatologicamente testato significa che è stato fatto il patch test. Invece clinicamente testato, oftalmologicamente testato, oftalmologicamente testato, un test di uso, per esempio si fa sul mascara, 20 volontari mettono per 21 giorni il prodotto e un oculista verifica se ci sono state alterazioni della cornea, dell'iride in seguito all'uso del prodotto. Normalmente non avviene mai, quindi è un test a complemento della sicurezza che garantisce la tollerabilità dei nostri prodotti. Non è necessario usare la cornea, proprio non è necessario. Test che io conosco, ci sono anche dei test per allergeni? Allora, c'è adesso proprio una linea guida che è stata emessa, si chiama Technical Documents on Claims, è stata anche tutto il lavoro a livello europeo di esperti, che sconsiglia l'utilizzo del termine ipoallergenico. E questo perché? Perché è praticamente impossibile testare un prodotto al 100% contro gli allergie, perché ci sarà sempre qualcuno che è allergico a qualcosa, cioè anche le fragole la maggioranza della gente la mangia, c'è una che è allergica. E quindi quello che si fa è, per esempio, sui profumi, cioè in genere sono delle cose più a rischio. Esatto, la normativa prevista l'indicazione di alcuni allergeni in etichetta ed è in preparazione un'altra normativa che aumenterà questo numero. Si valuta anche il potere sensibilizzante, comunque i dati di letteratura di alcuni ingredienti per avere, si fanno test su volontari con peli sensibili, però ipoallergenico non si potrà più scrivere. L'ultimo intervento perché anche ogni ora. Mi piacerebbe ringraziare io dal messaggio che ti arriva qua. Qualcuno deve sapere come leggere, perché lei è un messaggio di leggere Primo Levi al tavolo proprio. Primo Levi era un chimico, un grandissimo scrittore, e a un certo punto risponde all'insertazione. Non aveva lavoro, il dopo guerra che è entrato in campo di concentramento e lo chiamano in un'azienda di cosmetici e la persona si presenta la mattina e cosa c'è? E dice, vede le donne che sono tutte, gli operai sono tutte messe davanti allo specchio, si pitturano, si mettono in sesso e quello gli dice guarda, a mezzogiorno ancora e quindi non va bene, mi tornano indietro i prodotti e devo rifare. E lui scopre che comunque c'è un prodotto che non ha stabilità, glielo mette a posto, il giorno dopo le persone ritorna, si fanno sempre la solita sotto trucco la mattina e comunque lo sentono ancora. Leggetevi la tavola periodica perché è un libro molto interessante e parla solo esclusivamente, i personaggi sono gli elementi chimici, per cui è un libro molto interessante. Però la domanda che volevo fare a Montino, ci dice qualcosa sulle microplastiche? Nel senso di questi prodotti che contengono... No, ma no, interessava, siccome si parla spesso di queste microparticelle che veicolano e poi dopo si dice sui giornali, sulla stampa, che sono trovate nelle carni dei pesci, che ce le mangiamo, lei cosa pensa di questo? La scienza? No. Cioè, quello che penso io chi se ne frega, nel senso che io racconto quello che scopre la scienza. Ma vuoi sapere il punto di vista della comunicazione su questa cosa qua? O il punto di vista proprio della verità? Allora, sì, ne ho anche parlato di microplastiche e sulle scienze. Allora, microplastiche venivano in realtà usate, sempre meno in realtà sono utilizzate, soprattutto nei prodotti tipo gli scrub, quindi quei prodotti infatti che devono
gattare via, diciamo. Aspetta un secondo, riassumo la questione. Quindi c'è un problema ambientale legato all'inquinamento da plastica in generale. Adesso non mi ricordo a memoria i numeri delle tonnellate di plastica, perché mi ha preso un attimo alla sprovvista, quindi i numeri sinceramente non me li ricordo, però insomma c'è un problema legato all'inquinamento e alla presenza di plastica, soprattutto in ambiente marino. La plastica in ambiente marino, dalle bottiglie di plastica, tutte le cose che utilizziamo, produce degli effetti collaterali sugli animali, i pesci, queste cose qui. Le microplastiche sono una sottocategoria di inquinamento da plastica e sono definite sulla base delle loro dimensioni. Micro vuol dire abbastanza piccole. Esistono microplastiche primarie, cioè quelle fatte già piccole, tipo quelle per gli scrub o quelle che venivano messe nei detersivi della lavastoviglie, per esempio, oppure microplastiche di secondarie, cioè che si formano dalla degradazione delle plastiche principali. Da un punto di vista di impatto ambientale, il grosso dell'impatto è dato dalle microplastiche secondarie, nel senso che le plastiche, la bottiglia, eccetera, si degradano nel corso del tempo e rilasciano queste particelle che vengono poi mangiate dai pesci e che alla fine ci tornano da noi. La storia dei pesci è abbastanza controversa, nel senso che ci sono pochi articoli scientifici che vanno ad analizzare la presenza di queste microplastiche nelle carni dei pesci. Sono fatte quasi tutte da un unico gruppo di ricerca, che è abbastanza quotato, però appunto è uno solo, quindi insomma bisogna capire meglio qual è l'impatto reale di questa cosa qui. La cosa che io avevo trovato molto interessante, che poi ho scritto nella rubrica, era che era uscito lo scorso Natale un grosso articolo su un giornale straniero in cui si mettevano sotto accusa i glitter. I glitter sono quelle cose, i cicchini, diciamo, che stanno negli ombretti, insomma, in genere, nei prodotti da make-up, i gloss, eccetera, eccetera. E si diceva, i glitter inquineranno, no? Il dramma dei glitter. Facevano vedere delle foto con dei pesci con dentro i glitter tutti illuminati, come a dire, guardate che cosa stiamo combinando. Io sono andata a vedere i numeri e alla fine, a parte che i glitter sono una sottocategoria delle microplastiche, che a sua volta una sottocategoria delle plastiche, io ho andato a vedere i numeri in generale dell'inquinamento e avevo visto che il grosso dell'inquinamento da microplastiche non arriva dal settore cosmetico, ma perché comunque adesso si stanno abbandonando un po' dappertutto. Infatti c'è una regolamentazione per cui dal 2020 mi sembra non si potranno più utilizzare, quindi bisogna nei prodotti da risciacquo, quindi bisognerà abbandonarli, ma il grosso arriva, sapete da dove? Dalla lavatrice. Cioè dal lavaggio di capi sintetici in lavatrice. E c'è uno studio di un norvegese che diceva, di nuovo i numeri vado a memoria, ma era sul 70% delle microplastiche che finiscono in acqua, arriva dalla mancanza di filtri adeguati nelle lavatrici e quindi rilasciano in ambiente i residui delle foglie estere, delle robe che noi utilizziamo. Come? Non è solo quello. Vuole integrare? Integri. No, voce. Allora, la natura chimica, prima si parlava di poliuretani, giusto? Ok, però il mio discorso è cere polipileniche, cere polipropileniche. No, attenzione. Anche come polietileniche, quelle emulsionabili. Un requisito della microplastica è che non viene dalla la cera piena. Non viene considerata. Però sì, vi dico, in cosmetica sono d'accordo, però le stesse microplastiche sono utilizzate nel settore tessile, nel settore dei finissaggi dei pelli, in altri 100.000 settori. Siccome ci ho lavorato per 50 anni e quindi ne so qualcosa, però volevo sapere se la natura chimica era significativa.
tanto più che noi che se mettiamo nelle vernici andiamo a guardare tutte le nostre belle vernici metallizzate sono a base di alluminio, a base di bronzi e anche queste non sono microplastiche però vengono intervenite. Abbiamo concluso.